Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui di nuovo con Shadow of the Colossus. Riprendiamo da dove ci siamo lasciati, quindi siamo al 15° colosso. Sono già a bordo del cavallo. E aspetta, dobbiamo andare da... vabbè, da quel lato comunque. E allora, per andare qui dietro come sempre dobbiamo passare dal ponticello. Ormai è il nostro classico percorso. E vediamo dove ci porta il 15° e penultimo colosso. E abbiamo intravisto qualche episodio fa. Io sto registrando un po' di video di seguito, quindi non so se mi state consigliando qualcosa, state suggerendo qualcosa, ma meglio così in realtà alcune volte, perché preferisco in alcuni casi magari dove tra virgolette qualche consiglio ci può stare, come all'inizio che mi avete consigliato il fatto di raccogliere lucertole. Aspetta che ci siamo, ho fatto un frontale con la roccia. Lucertole e cibarie varie. Poi vabbè, fatto quello, il resto è... erano le basi in quel caso. Però non è un gioco magari come Monster Hunter dove sono io che vi chiedo consigli, essendo la prima volta che ci gioco. Però questo sì, è la prima volta che ci gioco. Però non voglio spoilerarmi niente, quindi in questo caso il fatto di registrare degli episodi di seguito va bene anche per me. Quindi se mi date dei consigli eccetera, abbiate pazienza se magari qualcosa mi sono perso, ma in linea generale sto cercando di scoprirlo io pian piano, anche perché poi alla fine è abbastanza basilare a livello di, tra virgolette, gameplay di... Allora aspettate, perché qua... Allora, un colosso l'avevamo già fatto in questa zona perché ce l'ha segnato, quindi dobbiamo aggirarlo. No, ce l'ha segnato. Sì, ce l'ha segnato. Non lo so, la giriamo da quel lato. Non lo so, ci proviamo. Intanto faccio montagna per vedere se c'è qualche insenatura. Sembra di no. Però possiamo girare di qua, sempre che sia questa la strada. Aspetta. Sì, ok, è questa. Aspetta, gira di qua, gira. Attenzione all'angolo di sterzata. Si vedono delle costruzioni. In realtà uno dei pochi indizi che ci aveva dato era di un colosso che stava a guardia ad una vecchia città. Attenzione, quel cavallo ha rischiato tantissimo. In realtà abbiamo rischiato tantissimo noi. Abbiamo trovato... qua non credo che ci siamo mai passati, quindi diamo un'occhiatina per vedere se becchiamo la lucertolina. Che poi alcune... sì, l'ho sentita. Eccola là. Guarda questo che c'è sgomma in bocca. Togliti. Guarda che mi ha pure spostato. Dimmi che l'ho presa, perché sennò una fucilata al cavallo. Ok, l'abbiamo presa. Cioè proprio nel momento dello scocco della freccia ci ha dato una tacchettata sulle gengive. Vabbè. Agro, vieni qua adesso. Adesso guarda qua come derapa il nostro agro. Comunque, dicevamo, ci aveva dato l'indizio che era a custodia di una vecchia città, quindi il fatto che qui ci sia una costruzione potrebbe essere un buon segno. Ora, aspetta, però da dove si entra? Ah, ok. Forse, ok, non lo so. Potrebbe essere semplicemente un sottopassaggio. Non lo so. No, un po' di... stradina c'è, non so se dobbiamo passare qua sopra sul ponte tipo, ma non sembrava ci fossero passaggi, quindi saliamo qua. Aspetta, là c'è una breccia nel muro. Mi sa che dobbiamo usare il cavallo per arrampicarci qua. Abbiamo anche fatto un mezzo salto però. Aspettate, forse aggirando la zona... ah, era questo l'ingresso, ok, quindi vabbè, avrò tagliato i tentativi di salto all'interno di quel buco che non era eventualmente, evidentemente, l'ingresso reale. Ok, va bene. Sa di fatto che forse l'abbiamo trovato uguale.
Sono belle comunque anche queste costruzioni imponenti. Bellissima questa città in rovina, come ci aveva detto. Continuo, non lo so, a salire qua, tanto, anche perché il sole non ce n'è, quindi. Anche perché voglio vedere comunque un po' la città com'è. Vabbè, distrutta, su questo non ci piove. Agro qua non ci è potuto arrivare, quindi no, non ci arriva qua. Perché non so se stiamo andando giusto. Vabbè, però la strada questa. Dove stiamo più o meno sulla mappa? In mezzo al nulla. No, qua è finito la città. E non c'è neanche uno sputo di sole. Ah, ok, no, dovevamo arrivare qua. Bene. Aia, questo sta pure attrezzato. È anche piuttosto massiccio. Allora, tutto quel pellicciotto fa ben sperare. Almeno riusciamo eventualmente a saltargli sopra. Se, come cazzo ci arriviamo a saltargli sopra? Aia, no, questo ci fa malissimo. Posso. Cioè, dobbiamo arrampicarci da qualche parte, ma dove? Aspetta. Dimmi che arrivi qua sopra. Dimmi che arrivi qua sopra. Non arrivi qua sopra. Bene, 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 bene. Quindi neanche di là. Ce n'è un'altra di zona, ma. Cioè, di zona di. Possibile scavallamento, ma non mi sembra che ci arriviamo. Quindi aspetta, però lui qua non può passare, scusi, eh. Così. Aspetta, fatemi vedere. No, passare non può passare, però io se gli rompo le balle. Gli ho rotto le balle, mi sa di sì. Ah, anche là sul braccio, cioè. È incazzato, sì, gli occhi diventano rossi quando si imbestialiscono. Io dovrei salire là, ma non ci arrivo. Vediamo se magari lui. No, qua si ferma proprio. Qua dietro non si passa. Dobbiamo studiare bene la zona. Perché scusa, questo è il pellicciotto ce l'ha là, quindi dobbiamo capire come arrivare qua sopra. Se possiamo arrivare qua sopra, oppure se dobbiamo fare altro per farlo, che ne so, abbassare per. Saltarli addosso diretti, non lo so. Grazie, giovane, questo l'avevamo pure capito. Ma non so come cazzo salire. Zac, troppo. Non lo so, io provo a stuzzicarlo. Magari se si incazza male, ci dà pure una mano. Una mano. Questo ci dà una palacchiata sui denti. Poi non fa niente, nel senso. Ok, come non detto. Aia. E io non posso. Ah, aspetta.
Guardalo il bastardo. Allora aspetta, vieni qua. Vieni qua, giovane. No, qua devi venire. Mica l'avevo capita sta cosa. Vabbè, anche perché è abbastanza particolare il fatto di dover capire che qui sotto c'è questo spazio e fa alzare ste mattonelle. Vabbè. Riprova qua col piedino. Vai, giovanotto. Giovanotto, sto qua. Tac. Aia. Occhio. Occhio. Aspetta, però mi devo poi comunque spostare perché. Vai col piedino, vai col piedino. E non va col piedino. Oh, giovane. Dai. Aspetta. Grande così. Questa è un po' bastardaggine però, eh. Ora da qua io dovrei cercare. No, siamo ancora troppo bassi. C'è un'altra scalinata perché dall'esterno si vedevano più piani. E invece. Invece no. Nel frattempo li rompiamo un po' i coglioni. Non mi direi che ho preso la zona sbagliata. Vabbè, proviamo a dargli fastidio perché comunque spesso è il colosso che magari ti dà la possibilità di fare qualcosa come adesso. Anche se non ha neanche peli sulle braccia, quindi non possiamo. Però se ci dà una manata. E dai, giovane. Aspetta. Mamma mia. C'è un macello, panico. Dove cazzo siamo finiti? Sono sempre qua. Però ha creato. Guarda. Grandissimo. Aspetta, fammi studiare la situazione pure qua un attimo. Aia. No, da qua non. Sono altri possibili piani. No, però c'è una discesina che era eventualmente sfruttabile. Io qua devo capire. No, no, comunque non arrivo a lui. Là sopra come cazzo ci arrivo, tipo? Aspetta che mo gli ho dato un attimo una frecciatina che. Ah, la scala c'era, cazzo. È molto elaborata come cosa, eh. Giovanotto, vieni qua. Dove vai? Che io poi devo salire sul ponticello e da là ti salto in testa nel caso. Anche se abbiamo visto che. Ho intravisto che. Il simboletto ce l'ha sul braccio. Quindi. Non lo so. Vabbè, questo dovrebbe comunque arrivare qua. Quindi non so se stuzzicarlo sia. La migliore delle. Cosa da fare? No, forse non propriamente. Cazzo! No, dimmi che siamo. Aspetta, siamo rimasti là, forse. Mamma mia, per un pelo. Guarda qua, precisi. Però aspetta, aspetta. Oh. Mamma mia. Ah no, pure qua sta però, eh. Una parola. No, fermati, giovane. Ci abbiamo messo 6 anni e mezzo per arrivare a questo punto, quindi datte una regolata. Mi togliamo anche un fottio di vita. Grande così. No. Cazzo. No. Dai, che mancano 2 colpi. No! Allora devo andare sul braccio. Aspetta però perché recupero un po' di stamina in questo modo. Non è vero, non è vero. Si sta scrollando un pochino. Aspetta, era sul braccio. Qua devo andare. Cazzo, una parola. No. È diventato rosso il braccio, o sbaglio?
No. No. Non gli ho fatto niente o sbaglio? Stavo troppo in alto. Forse là. Grande così. No. Non ha funzionato. E che cazzo devo fare, scusa? Aspetta, no che cadiamo. No che cadiamo, risali. Aspetta, proviamo a... Cazzo. Aspetta, proviamo a rimanere. Vabbè, sto cazzo. Porca puttana. Ma non ho capito. Fatemi vedere se mi indica qualche altro punto vulnerabile. No. Perché la... forse l'altro braccio. Fatemi un attimo. Se da... Da dietro riusciamo a capire se anche l'altro braccio è vulnerabile. Non lo so. Se si stesse un attimo fermo. No. No, solo qua. Aspetta. Cioè, dobbiamo rifarci tutto il giro qua. No, qua non c'è la piattaforma. Maledetto. Però vorrei capire comunque. Dove cazzo? Aspetta. La mano. E come cazzo faccio? E io ci stavo pure. Merda. Aspetta, aspetta. Apri la mano. Apri la mano. No. Che cazzo fai? Vabbè, tu non. Ci stavamo pure sul braccialetto. Porca puttana. Dove vai? Vieni qua. Dammi una manata che ripartiamo. È perché mi segnava qualcosa. Con la luce qui nelle vicinanze. Cioè nelle vicinanze, non lungo il corpo. Anche perché l'altro braccio non c'era niente. In testa ci stavamo. Qui dobbiamo aspettare che ci dà un'altra manata. E stacchete. Però attaccarci stavolta. Ok, grande così. Grande così, dai, che gli manca pochissimo. Quindi cerchiamo di non fare stronzate. Olè. Bisogna studiare bene anche durante le fasi d'attacco. Io avevo visto quello sul dietro al braccio. Ho detto vabbè, sarà quello. Poi una volta saltato in testa c'è sempre. Però sulla mano era un attimo complicato da individuare. Poi vabbè, il raggio ci aiuta, perché quello, quando siamo in fase di combattimento, l'ho usato poco, perché bene o male andavo a distinto sempre sugli stessi punti. Però in alcune occasioni effettivamente era un po' difficile trovare il bersaglio. Attenzione ragazzi, perché ci è rimasto un colosso, eh. Vediamo quali sono le indicazioni per il prossimo, che dovrebbe essere l'ultimo, come detto.
sì. Ah, qua in realtà indicazioni non ce ne ha date, ma lo scopriremo nel prossimo episodio. Tra l'altro, nel prossimo episodio, prima che mi dimentichi, siccome siamo all'ultimo colosso, parecchi video fa alcuni di voi mi avevano detto che era possibile dall'esterno scalare questo tempio quando avessimo avuto nell'eventualità, mi sono cartato, una stamina maggiore. Siccome abbiamo preso parecchie lucertole, quindi in linea teorica la stamina è parecchia. Poi mi farò un giro sul tempio, magari proviamo a salire, vediamo. Non lo so, qualcuno di voi me l'aveva detto all'inizio, però non avevamo minimamente la stamina necessaria, almeno così mi avete detto. Non so neanche se ce l'abbiamo adesso, però ci proviamo. Comunque lo faremo nel prossimo episodio con l'ultimo colosso. Voi come sempre lasciate un like, condividete, seguitemi su tutti i social che trovate in descrizione. Ci vediamo alla prossima. Saluto a tutti da Quel Taleale.